Buongiorno giovani, bentornati sempre qui dal CAP e bentornati sempre qui sul canale. Oggi è giornata di spot, finalmente abbiamo la nuova cartina delle spot, l'ultima di questo mese. Dove sto andando? Non lo so. Ora, prossima, ultima, ma non per importanza, figlia di Thanos. Cosa comporta questa carta? Comporta che potenzia il discard. Potenzia il discard, ma sicuramente andrà a potenziare quel mazzo con Eda della Lamp, che alla fin fine è sempre quella rottura di coglioni che troviamo sempre in ogni game contro, no? Però io sono curioso di vedere sta carta come può potenziare il discard, no? Perché quando questa carta viene scartata, questa salta nel campo come un onestissimo Wolverine, come un onestissimo X-23 quando viene scartata, e va in un campo. Però ti dà anche una mano perché salta nel campo in cui tu hai la forza minore, se non è pieno, ovviamente. Questo è sottinteso. Ora, qual è la cosa negativa in tutto ciò? La cosa negativa è che ho tutte e due le altre carte, capito? Le variant non mi dispiacciono, sai? Cioè, io ce l'avevo già presa una variant di Modok che non mi faceva impazzire delle spot, capito? Questa è un po' più carina, capito? Guarda che si sta mangiando tutto questo bastard, no? Poi c'è Degen. Degen è bella. Degen mi piace. Degen è carina, sai? E in più ci abbiamo Proxima. Adesso, posso dire che voglio almeno i 1000 token se mi devi dare qualcosa, sai? Fammi vedere, almeno una me la apro. Oh, se no, regà! Back to back! Anche la scorsa spot con la prima mi ha dato Proxima. Bello, grazie. Andiamo a vedere il mazzettino adesso. Allora, il mazzo che andremo a utilizzare oggi, regà, non è un discard puro, perché cioè, è un po' troppo easy giocare il discard puro con questa carta, capito? Cioè, rimane sempre quella l'idea, la base di Proxima, andarlo a mettere in un discard per potenziare le sue carte da poter scartare, capito? Non avere solamente lo Swarm e Apocalisse. Però questo mazzo vuole come carta fondamentale anche Stator. Stator che abbiamo delle carte come Silver Samurai e Black Bolt, così che noi possiamo andare a giocarla a 1. Un 1-6. Bello, capito? Poi abbiamo ovviamente il marito della grande Proxima, ovvero Corvus Klaine, Degen, lo Swarm. Abbiamo anche Wolverine. Abbiamo anche Wolverine, Mirage, Snowguard, Blade e Modok per far sì che tutte le nostre cose possano essere scartate una volta ogni tanto, no? Ora, io vorrei andare a provarlo subito e vedere se questo mazzo può splendere oppure ci vuole anche un innesto, non lo so, tipo di un Morbius o di un Collector. Capito? Ora che tu che mi dai Snowguard, io te raccollo, sai? Raccollo caldamente. Perché lo Snowguard, ragazzi, è una carta che mi piace molto, perché c'è quel cazzo di palco lì che può essere... Oh, oh, oh. Pensate che scartavo una carta casuale, eh? Una carta casuale, va bene. Blade mi interessa. Però siamo full. Siamo full e non mi interessa questa cosa. Skip un attimo. Ok, questo è un discard puro, mi verrebbe da pensare. Terre selvagge, insomma. Ora io farei una bella cosa. Farei Snowguard e basta. E poi fare Degen e Blade. No? Vediamo. Ok, ce l'ha pure lui Degen. Perfetto, va bene. Ora, anche Silver Samurai potrebbe essere interessante, no? Però già così facendo ne possiamo andare a fare cose. Capito? Mettiamo Degen come carta la prima a destra e via. Oppure sarebbe meglio fare una roba del genere. Meglio, no? Ok, perfetto. Ora lui che ci può giocare? Ci può giocare Corvus? Sì, esatto. Guardate, ti prende giusto giusto la Muramasa e lo Swarm. Cioè, è stato il Corvus più azzeccato della tua vita. Grande Leonard. Ora, bello Mirage. Però io Stator la vorrei giocare subito. Stator magari con Silver Samurai. Ma Silver Samurai gli va a scartare che cosa? Con meno forza. Può scartargli coso? Dracula, ma penso che Dracula lo farebbe adesso. Giusto. Secondo me andiamo a scartare lo Swarm e gli andiamo a dare una mano importante, sai? Silver Samurai sarebbe un pochino inutile. Poi ci abbiamo Mirage.
Mirage così mi dà uno swarm. Volendo. Voglia. Volendo voglia. Che ci abbiamo da prendere? Proxima, Corvus, Wolverine. Insomma, ce l'abbiamo tutto nel mazzo. Proxima ancora non l'abbiamo vista, vai. Tra Modok quello, no? Ok, Dracula. Perfetto. Ora. Qual è il problema? Il problema è che lui farà Apocalisse come ultima carta, no? Giocherà gli Swarm e Modok. Però noi possiamo giocare Modok qui. Possiamo giocare Modok qui, possiamo giocare così. Anche perché Morbius, se, nel senso, con 7 carte che scarta lui, quanto cazzo ammonta? Tomma. Tomma, sono tanti. Sono 14 punti che lui si prende. No, 12. Che la carta deve giocare. Però io tengo in considerazione che non sono 12 punti perché lui va a giocare Swarm. Swarm. E far sì che Dracula prenda Apocalisse. Ma perché mi faccio i calcoli, fratello? Io faccio i calcoli. Però bella. Subito un quit. Da parte di un discard puro. Me coglioni. Me coglioni. Però avrei preferito usare tutta la combo. Ci proviamo piano piano all'interno di sto cazzo di game. Olè. Adesso vorrei avere Proxima comunque nella mano, se me lo permetti, gioco. Dici no. Perfetto. Allora, io andrei a utilizzare subito Mirage. Qui ci facciamo un'idea di che mazzo c'ha l'avversario. Bello Nidavellir, sai? Bello Nidavellir. Mi gusta. Vediamo. Blizzard. Blizzard Quake. Ok, bello anche Corvus, ma se Corvus mi prende Stadior è un disastro, sai? Qui è un disastro, Corvus. Sarebbe me... Cioè, nel senso, se faccio Corvus, l'ideale sarebbe tipo un Wolverine oppure Snowguard Quake. Ok. Però sai che... E che? Fai una roba del genere non sarebbe male. Io vado a 6, ok? Turno 4 posso pensare di fare Corvus, dai. Posso pensare di fare Corvus. Ok. Metto Lizard lì su Nidavellir così che io ho la scusa. Ok, addio Stadior. Addio Stadior. Lo posso fare adesso Corvus. Magari non su Nidavellir che gli va sotto Shang, no? Questo sì. Ah, io sai che te lo gioco proprio qui. Bello. Tutte e due carte belle, potenti e interessanti, vero? Enchantress. Ma che cosa può essere? Tipo un sala control sto ragazzo. Modok? Sì, frate, Modok. Sembra la play migliore. Poter fare. E che ci può prendere? Boh. Vai, vai. Cazzo, frate. Ah, se si era buggato Killmonger. Ok. E mo? Quanto ammonto? 8, 16, 24. Teoricamente. Poi glielo lascio, raga. Glielo lascio e faccio una roba del genere. Anche perché lui se la potrebbe sbrigare semplicemente con una Miss Marvel qui, mettendo 5 punti e lui vince. Teoricamente. Proviamo così, va? Ok, che giochi?
Hai visto? Dai, per un punto, frate. Per un punto. Eh sì, non sarà contro questo. Per un punto. Guarda che se avessi avuto... prio lui mi avrebbe pescato Proxima e Blade avrebbe fatto il suo sporco lavoro partando Proxima. Ma Proxima ne sarebbe andata qui. Non sarebbe servita a nulla. Zero. Bene. Ci sta. La voglio che ci sta. Però, nel senso, io sta Proxima la voglio utilizzare. Sai com'è? È la carta principale delle spot, è la carta del mazzo. Fammela trovare in qualche modo. Vabbè. Dai, io credo nel cuore delle carte, però cazzo, devi fare un po' del tuo. No, non andiamo da nessuna parte. Allora, non è un Thanos, ok. Palla della mano, va bene. Morbius però comunque ha fatto il suo sporco dovere, Ha fatto il suo sporco dovere perché Stadion era un pochino inutile. Potete ben capire che una 5-6 non è tanto bello giocare. L'Apocalisse. Bella. Blade. Ma sai che lo uso su Apocalisse adesso? Ok, ragazzo non gioca, va bene, Apocalisse. 12. Bello. Kulun. Oh, ma vabbè. Tekken. Voglia. Vado a 6 carte e posso pescare. Corvus sarebbe il top, sai? Corvus sarebbe il top, ma anche Black Bolt. In qualche modo. Oddio. No. Silver Samurai sarebbe la play. Se mi dà Silver Samurai posso in qualche modo scartare la mia spada. Ah, Muramasa, giusto? Che cazzo, come cazzo si chiama quella carta? Sì, la Muramasa, gli scarto una carta a lui che sicuramente sarà uno Swarm, capito? E adesso suppongo che lui mi giochi carte e turno 4 mi faccia Dracula. No, frate, cioè, me le stai facendo scendere a terra e rompersi in mille parti, nel senso che quanto deve durare la tua pazienza per fare la scelta migliore, Corvus? Bong. Modok. Un ramp. No, Wong poteva avere anche Gambit in sto mazzo, ragazzo. Bello però Silver Samurai, sai? Molto bello Silver Samurai. Giocalo qui. Beh, teoricamente dovrebbe scartarmi la Muramasa, no? È una forza. Cazzo, più o meno forte di questo, frate. E il problema sai qual è? Cioè io potrei godere se lui non mi giocasse Dracula adesso. Potrei godere di questa cosa. Ma penso di sì, dai. E siamo qua, ad aspettare il ragazzo che giochi. E poi è molto bello trovare dei discard contro, perché non abbiamo bisogno di nessuna carta. E Stadur è a 1-6, capito? Lo Swarm, ok. Bello. Dici Miek, dici Gambit. No, frate. Ok, Silver Samurai adesso ritorna, sai? Adesso ritorna Silver Samurai. E qual è il problema in tutto ciò? Il problema è che... E adesso facendo Stadur non posso fare nient'altro. Posso fare nient'altro perché se faccio Modok perdo Stadur. Però... Si suppone che se io faccio Modok adesso, io c'ho da fare Apocalisse, c'ho da fare i due Swarm. Però. Sì, e adesso viene, ritorna anche coso, Silver Samurai, frate. Non sarebbe male come play. E vaffanculo a Stadion Black Bolt, capito? Però tentiamo di sfruttarlo sto Apocalisse. Ok. Bello. Anch'io gli scorto lo Swarm, questo è vero. Però guarda qua. Prendo anche il più 2 Miek. Va bene. Proxima. Però dai, non me la stai dando però quando mi serve. Quando mi serve non me la stai dando, cazzo.
E dove te lo gioco io, Apocalisse? Lo gioco qui? Così? Allora, lui ci avrà un sacco di swarm a disposizione, ok? Qui se mette due swarm, va a 11-14, io qua vinco. Se mette tre swarm qui, io vinco. A 13, 16, 19. Cazzo, non vinco qui. Non vinco per niente qui. Vabbè, proviamo. Proviamo così. Cazzo. Ok. Vinto. Ma prossima? La prossima, frate? Che facciamo? La utilizziamo in qualche modo? Lo so. Se me la dai sempre come sesta carta, non è che ti posso fare le magie comunque. Cioè, nel senso, secondo me, è una carta sicuramente molto bella da avere, per il semplice fatto che il problema principale del discard è questo, che alla fin fine è tolto Swarm, tolta Apocalisse. Se si vuol giocare un discard puro, tu che cosa fai? Puoi giocare Helicarrier, questo sì, Helicarrier, Storlector, però, capito? Non ci sono carte, ci sono troppe carte forse adesso che scartano e poche che possono darti qualcosa, essendo scartate, capito? Beh, comunque una 5-7 che tu me la setti, va bene, ci sto. Corvus, frate. Sta come il pane, Corvus. Sta come il pane, Corvus, qui, sai? Per favore, mettimi prossima, frate. Mettimi prossima. Dai. Oh, e vai, e salta. Ok, perfetto. Gli ha tolto però uno, eh. Gli ha tolto uno di energia, però sto Avok così messo. Oh, questo è il bel effetto che ti salta in bocca nel campo. Ora. Modok mi gusta. Guarda, Modok mi gusta. Così che Wolverine si attiva e va in un campo qualsiasi. Abbiamo quattro swarm, lui si ritira. Victory. E per una volta. Per una volta. Fino adesso. Che mi va prossima, cioè che riesco a scartare prossima. Ritiro, frate. Sei serio? Ma me lo fai apposta. L'ultimo game, frate. L'ultimo game deve essere quello decisivo. Quanto mi riguarda. Bello, Blade. Non mi serve a nulla. Scarta, via. È nel senso passo. Ormai è entrato dentro di me il disco, hai capito? Via. È un disastro comunque arrivare al turno 3 e non aver giocato manco una carta. Comunque con sto mazzo. Mirage. Che mi serve Mirage? Non ha senso neanche che gli gioco Blade, perché può essermi interessante la carta che mi dà lui. Eulì, Green Goblin. Che carta mi dai? Shang, perfetto, bello. Molto bello. Silver Samurai cosa mi va a scartare? Va a scartare Wolverine, frate. Va a scartare Wolverine, io sono molto contento di questa cosa. Wave. Enough said, Bob. E gli abbiamo tolto Lyot, frate. L'abbiamo tolto Lyot. Ora, io farei una bella cosa, guarda. Io farei così e così. No? Ti snappo pure. Perché? Perché su...
Era un Galactus con questo ragazzo, dai. Vabbè, raga, ho capito, sto deck ti fa quittare l'avversario. Ok, perfetto. Però, posso dire che... nel senso, abbiamo dovuto aspettare più game del dovuto per vedere l'effetto di Proxima. Però alla fin fine, l'effetto è molto bello perché, ripeto, è una carta che quando si scarta... A parte tutto che è una 4-7 che si setta, ok? Si setta una 4-7 e va in un campo dove... Tu hai necessità di giocare carte, di giocare punti e di fare punti, capito? Quindi, dici tu, sì, è l'effetto di Wolverine, ok, ma un effetto di Wolverine ha raddoppiato sto cazzo di effetto, se permettete, nel senso Wolverine diventano 2-4. Infine, questa è una 4-7 e fa il suo sporco lavoro, capito? Poi, in un deck che non deve essere discard puro, ma si concentra anche a scartare carte dell'avversario, alla fine ha fatto il suo sporco lavoro. Non lo so se il Collector oppure Morbius ci potrebbero stare, ma sai, al posto di quel Wolverine sì, secondo me sì. Mettendo, non lo so, o il Collector, perché così facendo tu puoi fare punti con Swarm, con Dagon, con Mirage, con Snowcart, oppure Morbius perché abbiamo alla fine carte da poter scartare. Va bene, provatelo, raga, provate sta prossima e fatemi sapere cosa ne pensate voi.